al Gran Gala Azzurro organizzato dal Club Napoli Poggio Marino con tutto coro. Sono lieta di presentarvi due ospiti che impreziosiscono la kermesse: Alberto Savino, ex difensore azzurro del campionato 2004-2005, alla mia sinistra. Alla mia destra, un vero piacere potervi presentare, Alberto Petillo, tifoso identitario, presidente Napoli Club Briganti e presidente Atellana 2 Sicilia. Allora, parliamo dello sport, parliamo di quanto, Alberto, chi più di te, è importante nella formazione, nella crescita dei giovani, in modo particolare lo sport e soprattutto il calcio, visto che è il punto di riferimento di tutti i ragazzi campani e non solo. Lo sport prima di tutto è salute, è lo specchio della vita. Sono già 5 anni che abbiamo una scuola calcio, quindi con i giovani ci lavoro e ci lavoriamo già da parecchio. È fondamentale, lo sport deve essere per i ragazzi prima di tutto salute, perché i ragazzi più giocano a calcio, più fanno sport in generale, più stanno meglio. Onestamente, toglieteli davanti ai televisori, davanti alla PlayStation, davanti ai smartphone, lo sport è fondamentale per la loro crescita. Ecco, come diceva Alberto, anche per te Alberto, questa è l'epoca dei social, è l'epoca della tecnologia che ha fatto passi da gigante, è l'epoca in cui i ragazzi tendono a socializzare in maniera virtuale e non attraverso i contatti diretti. Quanto è importante dunque dedicarsi allo sport nel quotidiano? Ma sai, può essere un vantaggio o uno svantaggio. Il social, internet hanno diffuso per esempio il discorso identitario, il motivo per cui sono qua, la nostra storia, il nostro orgoglio identitario, la nostra realtà, cosa eravamo prima dell'avvento di Garibaldi, per intenderci, la terza potenza europea, eccetera eccetera. Noi abbiamo portato questo discorso negli stadi, prima come da supporter e poi appunto togliendo i ragazzi dalla PlayStation, dai computer, dalle scommesse, portandoli a giocare a calcio, segnatamente calcio a 5. Tu dicevi presidente della Real Atena 2 Sicilia, in realtà sono solo un grande portavoce di questa realtà, è una squadra di calcio a 5, per adesso è la prima società affiliata alla FGC, Lega Nazionale Dilettanti, con il nome ed il logo delle due Sicile. Noi vestiamo questi ragazzi con questa maglietta abbastanza pesante nella storia, la storia dal 1130 parliamo. Ebbene, questi ragazzi cacciano quell'orgoglio identitario e fare unire le due cose, il legame identitario, quindi sentirsi un po' briganti, un po' difensori della propria terra, proprie radici, proprie storie, e praticare sport vero, non PlayStation, è una cosa che ci dà tanto 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 piacere e tanto soddisfazione, al di là dei risultati che poi stanno anche venendo tra l'altro. Ecco, quanto è importante, Alberto, e qui concludo con una domanda che vale per entrambi, per un giovane avere dei punti di riferimento. Tu sei un punto di riferimento importante per i giovanissimi. Credere negli adulti e credere negli obiettivi raggiunti dagli adulti, a tuo avviso, è fondamentale, soprattutto per i più piccini? Ah, purtroppo io ho vissuto in un'altra epoca calcistica, i nostri punti di riferimento forse erano giocatori come Maldini, come Costa Curta, per me, perché comunque li guardavo, poi ci ho giocato anche contro, alla fine erano punti di riferimento importanti per i giovani. Adesso si sono un po' persi questi punti di riferimento, perché si pensa troppo ad altre cose, non davvero al vero valore dello sport. Si pensa tanto all'orecchino di Ronaldo, alla macchina di Ronaldo e tutte altre cose, invece di pensare veramente a cosa serve lo sport. La pensi anche tu, immagino, così, vero Alberto? Perché ha sintetizzato alla grande quelli che sono gli aspetti attuali. Sì, sì, assolutamente. Poi è anche un pochino più, risalta ancora di più quando poi se il modello a cui si ispirano è famoso e così, da vedere che viceversa magari a quei livelli bassi ci sta il giocatore che si atteggia in queste cose, effettivamente si perde un po' di mira la cosa. Volevo cogliere l'occasione per regalarti l'adesivo della squadra particolare, che come dice lo stemma sotto è più una squadra, nel senso che rappresentiamo ben altro che una squadra di calcio a 5 di Serie C2, ma un panorama molto più ampio appunto della nostra storia, della nostra identità. Grazie. Grazie di cuore, ne sono onorata, e con questo cadeau meraviglioso io vado a concludere l'intervista di quest'oggi. Grazie di vero cuore per essere stati con noi. Grazie a voi amici di Telecapri Notizie, amici ai quali auguro buon proseguimento con i nostri programmi. Al Gran Gala Azzurro organizzato